in sella alla Vespa sul manifesto, ingresso sulle note di 50 Special nella sede elettorale di Largo Tremartiri. Nel sabato di Pasqua è partito così il percorso di Andrea Biancani per puntare all'investitura sindaco di Pesaro nella chiamata alle urne dell'8 e 9 giugno. Un Biancani che ha scelto lo slogan della marcia in più per Pesaro, quella che si sente di aver costruito sul suo lungo percorso politico, accompagnato, a suo dire, da una visione concreta di futuro. Pesaro è una città nazionale, è Pesaro capitale della cultura 2024, il tema della cultura e del turismo sarà uno degli aspetti più importanti che vorremmo portare avanti nei prossimi anni, ma voglio dire che cercherò anche di dare attenzione ai quartieri, io ci credo molto, i quartieri hanno bisogno, innanzitutto i consiglieri di quartiere, di essere supportati. Penso che sia importante anche una maggiore manutenzione della città, non solo in centro storico e in zona mare, ma cercando anche di riqualificare tutti quelli che sono gli spazi pubblici, gli spazi della comunità nei vari quartieri. Tra i temi ovviamente fondamentali che ci sono in città, noi siamo una città ospitale, una città dove il sociale è un punto di riferimento, un'eccellenza del nostro territorio, e quindi i temi legati al sociale, i temi legati alla famiglia, i temi legati anche alla cultura dell'ambiente saranno i temi principali che cercheremo di portare avanti nei prossimi 5 anni. Pesaro è una città che ha decine di milioni di investimenti. Dal mio punto di vista era necessario un amministratore capace, che sappia comunque mettere a terra tutti gli investimenti che sono previsti, parliamo di centinaia e centinaia di milioni di euro. Non è pensabile improvvisarsi sindaco, il sindaco è un'attività molto, molto importante, molto impegnativa, e io sono disposto a mettere la mia esperienza a disposizione della città. Ricordo che non vorrò cambiare dal punto di vista della capacità poi di ascolto delle persone, il tema dell'ascolto, il tema della condivisione sarà sicuramente fondamentale tra i temi che vorrò comunque portare avanti. Dai temi ai rapporti, innanzitutto quelli con la Regione Marche, dove Biancani è reduce da 9 anni in consiglio, prima in maggioranza, poi l'opposizione. La mia è un'esperienza secondo me molto importante, con chi oggi governa la Regione ho un ottimo rapporto, un buon rapporto, ovviamente rispettando le parti, io sono l'opposizione in questo momento in Consiglio regionale, ma alla base di tutto ci deve essere il rispetto, ma soprattutto l'interesse dei cittadini. Non dobbiamo guardare il colore politico quando si tratta di fare il bene di una comunità, e io spero che questo governo regionale sappia dialogare e la veda come me, cioè dobbiamo comunque collaborare nell'interesse dei cittadini. Dal dialogo con la Regione a quello con le forze di coalizione in via di formazione, da quelli già dichiarati e intuibili fra i presenti all'inaugurazione della sede. Siamo partiti già, io ad oggi ho ascoltato tutte le forze politiche che in qualche modo fanno parte di questo governo comunale, di questa alleanza in comune, devo dire che tutti hanno dato la disponibilità a sostenermi come candidato sindaco. Stiamo cercando di allargare ulteriormente quella che è la compagine di governo di questo comune, stiamo ascoltando anche altre forze politiche che ad oggi non fanno parte di questa coalizione. Io mi auguro che entro la prossima settimana ci sia una risposta definitiva, sapendo che il programma ancora non l'abbiamo definito, perché tra le cose che ho detto è che aspetto di fare il programma, perché è necessario che ogni forza politica possa dare il proprio contributo, e quindi il programma uscirà solamente nel momento in cui abbiamo deciso chi sono le forze politiche che decidono di sostenere Biancani candidato sindaco.